Benvenuti, buonasera, sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Un'altra bellissima puntata di Restart, la casa degli imprenditori e delle imprese. Una puntata veramente interessante per quanto riguarda le tematiche che verranno esposte, perché è una società, un'azienda in movimento. Ma come al solito, non sono solo, come non mai in questa puntata. Vero Hilda? Buonasera Maurizio. Buonasera. E buonasera a tutte le persone che ci stanno seguendo sia in streaming che al canale 810 di Sky. Questa sera puntata veramente interessante, andremo a parlare di trasporti e logistica. L'azienda ospite in studio è MTL Logistics and Transport Solutions. È un'azienda che opera nel Bresciano da oltre 35 anni ed è situata precisamente a Montichiari, da cui prende il nome Montichiari Logistica Trasporti. Questa non la sapevo, veramente sei stata bravissima Hilda. E chi abbiamo con noi? Diamo il benvenuto ai nostri ospiti in studio, abbiamo il piacere di avere qui con noi il titolare di MTL, il signor Sergio Piardi. Buonasera a tutti. E presidente anche della Federazione Italiana Automobilistica di Brescia. Federazione? Automobilistica Italiana. Autotrasportatori. Autotrasportatori, ma ci sta. Non sono stata così precisa. Non ti preoccupare, che so già che quando ci vedranno. La FAI di Brescia è conosciuta come la FAI di Brescia. Ma vedo in parte. Abbiamo il piacere anche di avere qui con noi Maria Piano. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie mille per l'invito. Sono molto onorata di essere qui con voi questa sera. Ci fa piacere Maria, però adesso ti voglio più grintosa, ti voglio come l'erede giusto dell'azienda e passa il microfono a tuo papà, basta. In ufficio più grinta. Mi piace questa cosa qui. Buonasera Sergio, possiamo andarti da tu, ci conosciamo da un po', sei qui nel tuo salotto, sei nella casa degli imprenditori, le parole hanno futuro, la tua azienda. Oltre 35 anni di azienda di trasporti, un piccolo cenno sul tuo gioiello. Ma gioiello, cioè per me è un gioiello perché è quella che ha attraversato tutta la mia vita e sono non solo oltre i 35 anni ma sono bensì 40 anni perché ho iniziato che ero proprio, avevo appena compiuto 21 anni e... è quello che ha attraversato tutta la mia vita, cioè per me non è solo una questione MTL, ma è il fatto di aver provato un piacere quando 21enne, appena sposato, appena diventato papà, sono salito su un camion e dopo aver guidato la notte, provare l'emozione di vedere il sole che sorge e che mi sta ancora accompagnando, il piacere di poter trasferire le merci, di dare il valore alle merci, perché le merci, il loro vero valore, lo raggiungono solo quando arrivano a destinazione. E questo qua mi ha accompagnato e mi ha appassionato e spero di riuscire a trasmettere questa passione, perché mi sto applicando anche alle mie figlie. Notate la partenza di tutti gli imprenditori, l'emozione di raccontare. Noi mettiamo lì nella sigla passione, futuro. Qui si sente la vibrazione dell'imprenditore che ha 21 anni. Sapete quante aziende sono partite così? Quante aziende sono nate così come ci ha descritto adesso Sergio? Questa è l'emozione, questo è il motore delle aziende. Ci siamo accorti, Hilda, in questo periodo veramente complicato che stiamo attraversando, di come ci arrivino le cose a casa, tutto smart working, pandemia, tutti chiusi, e ci arriva la spesa, ci arriva il libro, all'azienda invece che produce gli servono le merci per produrre, come dicono quelli bravi, just in time, cioè solamente quando il cliente mi fa l'ordine, quindi non faccio magazzino, devo aver bisogno di queste cose. E quindi chiedo subito alla signorina là in rosa, che è bellissima, la parola che dobbiamo descrivere a chi ci ascolta, perché io ho immaginato la logistica come se fossero i nervi, le vene di un corpo umano che portano poi ossigeno ai polmoni, sangue al cervello, tutte queste ramificazioni partono dalla logistica, i trasporti esatto. Sono questo. Che cos'è la logistica? Siamo d'accordo Maurizio, perché la logistica è tutto ciò che permette al produttore di raggiungere, cioè attraverso la logistica il produttore raggiunge il consumatore finale e lo può fare in diversi modi,
Noi ci occupiamo di trasporti e logistica. La scelta di inserire anche la logistica nel nostro business è stata fatta per andare incontro alle esigenze dei nostri clienti, che dovendosi concentrare molto di più sulla produzione, quindi il loro prodotto, hanno dovuto affidare a terzi lo stoccaggio delle merci. Quindi voi siete in outsourcing, fate il servizio al cliente completo, a 360 gradi, dici guarda, tienimi lì la materia prima che devo produrre. Assolutamente. E la custodite voi, la gestite voi nella consegna, fate tutta questa ricezione dal fornitore e consegna al cliente? Anche al cliente finale, sì. Sembra una cosa semplice questa cosa qui, no? Sembra tutto molto semplice quello che ho detto, Sergio. Ho detto una cosa semplice. Lo scettro a Sergio. È una cosa semplice questa del trasporto, no? Salto su un camion e porto, e parto. Non è così semplice. Il problema è che è data per scontato, perché tutti hanno tutto quello che gli serve in ogni momento, in ogni posto, e non riescono a capire che dietro tutto questo qua c'è il lavoro del trasportatore e di chi fa logistica. Trasmettere questo, far capire che siamo l'unione di tutte le economie per quella che riesce a dare tutto quello che serve in ogni momento a tutte le persone. Cioè, non, come posso spiegarmi? Il bambino la mattina che beve il latte, sembra che sia il latte viene dal supermercato. No, non viene dal supermercato. Facciamo questo esempio. Il latte, c'è un trasportatore che va a prenderlo in cascina dopo che l'agricoltore l'ha prodotto, che lo porta a chi lo trasforma, e dopo essere stato trasformato lo porta al supermercato, e adesso con il fatto che si può fare la spesa anche da casa, addirittura è sempre un trasportatore che lo porta a casa. Quindi quando un bambino beve il latte deve capire quanto lavoro c'è dietro e quanto è quello che noi facciamo. E dove si innesta la MTL dalla stalla alla casa del bambino? Dov'è MTL? Dov'è la logistica di MTL nella bottiglia del latte che abbiamo visto? MTL bellissimo. È ovunque, scusa se ti ho interrotto. Ovunque, bene, è ovunque, mi piace. Perché in base a quello che i nostri clienti necessitano, noi siamo in continua evoluzione. Io voglio sempre la bottiglia del latte, la bottiglia del latte voglio. Sempre, sempre. E siamo in continua evoluzione, appunto nell'ultimo periodo, come stavamo dicendo all'inizio della puntata, ci siamo proprio resi conto dell'importanza, non potendoci muovere, dell'importanza di avere qualcuno che portasse le merci agli ospedali, nei supermercati, perché vorrei spendere, ecco, se mi è permesso una parola. È casa tua questa. Grazie. Siamo stati anche noi gli eroi delle corsie, dell'autostrada però, perché non ci siamo mai fermati e i nostri ragazzi, io li chiamo ragazzi ma in realtà sono dei professionisti, sono venuti a lavorare tutti i giorni in condizioni anche difficili. Perché sai, noi abbiamo la memoria del pesce rosso, esatto. 9 secondi. Ci dimentichiamo il 2020 e siamo nel 2021. Le traversie che c'erano a marzo, aprile, maggio dell'anno scorso, del 2020, le sappiamo benissimo, perché l'autotrasporto, nonostante tutte le problematiche, ristoranti chiusi, autogrill chiusi, eppure bisogna andare. Non si è mai fermato e... abbiamo trasportato merci di primissima necessità, come giusto MTL era giusto fare. Era sul fronte, era nelle zone rosse a fornire i supermercati. C'eri tu? Nella zona rossa no, ma in ufficio a pianificare l'ingresso e l'uscita dalle zone rosse. Assolutamente sì. Bene. Sergio? Cedo la parola. Sergio, vedo che ti faccio i miei complimenti perché stai iniziando una cosa difficilissima per le aziende. Tu stai iniziando con fatica, sangue e sudore anche il passaggio generazionale all'interno della tua azienda.
ti faccio i miei complimenti, perché nessuno pensa a questo passaggio. Tutti dicono lo farò, tu lo stai già applicando. Sì, già da qualche anno che nonostante che magari non volessi che le mie figlie entrassero in azienda, però dopo devo dire che sono stato molto soddisfatto del fatto che abbiano fatto questa scelta e che siano venute in azienda, perché sta a significare che hanno apprezzato anche, cioè hanno apprezzato il mio lavoro e il mio entusiasmo e sono riuscito a trasmetterlo dal momento che loro hanno scelto di venire in azienda. Dal momento che sono venuti in azienda è iniziata per me una doppia responsabilità, perché oltre al fatto di... Imprenditore e padre, con chi sto parlando? Esatto. E andando a vedere quelle che sono le statistiche capendo che i passaggi generazionali sono difficili, ma da quello che sono andato ad apprendere ho appreso poco, perché sono molto più difficili da quello che si va ad apprendere. Il primo passaggio generazionale rimane solo il 47%, il secondo passaggio generazionale, e fortunatamente io sono solo al primo, quindi ho il 50-50 che ci possa riuscire. Il fatto di avere due figlie, dico 50-50 almeno una, ma questo qua è per fare sdrammatizzare, fare un po' di battute. Il secondo passaggio generazionale, quando ho appreso che è solo il 14%, qua c'è da capire quali sono veramente le difficoltà. Poi in un settore come il mio, che è difficile, che certo, è difficile, Sergio, perché siamo sempre... Sono d'accordo con te che sul tuo settore è complicato, ma Sergio ci ha fatto una fotografia esatta di qualsiasi impresa, di qualsiasi genere. Lui adesso ci ha fatto una fotografia di passione, cuore e bilanci e futuro. Tenere insieme tutte queste cose per un imprenditore nel 2021 non è facile per l'MTL, ma per qualsiasi azienda. Tu hai fatto un piccolo corso a tutti gli imprenditori che ci stanno seguendo e i figli degli imprenditori, perché il 14% è veramente depauperare 40 anni di un'azienda, in questo caso, o 50 anni o 60 anni spariti nel nulla. Questo è importante, perché si chiama, nella sigla c'è, futuro. Futuro delle famiglie che lavorano. Dopo ci arriviamo con l'altra sorella, perché le normative Covid non mi permettono di fare quello che faccio abitualmente e dobbiamo un po' alternarci dopo. Facciamo un change. Però, tornando all'MTL, il futuro di MTL, Sergio, come lo vedi tu il futuro della tua azienda? Come lo vedo? Essere ottimista, come lo sono sempre stato, pensando alla fortuna che mi ha sempre accompagnato in tutti questi 40 anni e che quindi non mi può abbandonare in questo momento. Facciamo vedere la tua azienda, eccola qua. Deve essere sicuramente, nel mio caso, roseo, perché sono due le figlie che lo devono portare avanti. E anche questa qua è un'ulteriore sfida. Ti fermo un secondo, ho visto che pochi giorni fa hai avuto l'onore di avere nella tua azienda ospite il Presidente della Regione Lombardia. Sì, è stato un onore, un piacere pensare, e non l'avrei mai pensato, che un governatore potesse venire a visitare una piccola e modesta impresa. Invece è stato possibile quando l'ho accolto e l'ho fatto andare in mezzo nel magazzino, in mezzo agli scaffali, in mezzo alla merce, e sentirlo che a dire, guardandosi intorno, ma è un posto meraviglioso, vedendo vari tipi di merce e capendo che cosa sta a significare quello che è il nostro lavoro. È stato un'emozione, è stato un piacere, ha già detto tutto, un onore, un piacere, però, che è derivato anche lì da lavoro, organizzazione e gestione del tempo, dell'accoglienza, logistica anche in questo caso. Però devo dire che tutto questo mi sta dando belle emozioni, anche questa sera. La passione che sta trasmettendo è tanta, vero? Si sente? Si sente a livello di pancia, spero che lo sentiate anche a casa, perché questo vuol dire fare impresa,
Questo vuol dire trasmettere valori positivi e anche passione per quello che si fa, ma anche perché un lavoro che è in trasformazione dell'autotrasportatore, in continua evoluzione anche lui, in continua formazione, perché dice, ah, guido un camion, cosa vuoi che ci sia? Prendo un salto su e io faccio disastri. Ma il portante della conformazione continua, ma ci arriveremo dopo con un altro cappello che ha Sergio. Questa sera non c'ha solo il cappello di titolare della MTL, lo scopriremo solo andando avanti nella trasmissione, ma chiedono aiuto alla regia di avere il piccolo contributo. Introducila tu. Allora, adesso avremo un piccolo contributo di 60 secondi dalla nostra dottoressa Agnese Scappini. Oggi i miei 60 secondi iniziano con un saluto a Pier Di Sergio, presidente di FAI, Federazione Autotrasportatori Italiani, che so essere in studio. Un caro saluto. E con l'occasione di avere personalità che rappresentano grandi e importanti realtà, parliamo di una delle caratteristiche più importanti che oggi il mondo del lavoro esige sempre di più, ed è la duttilità, cioè la capacità di applicarsi, adattarsi a nuove realtà lavorative e anche a nuove competenze lavorative. Perché sempre più il mondo del lavoro è fluido e si sta adattando ad una realtà liquida dove il cambiamento non è più un ostacolo, ma può essere un'importante risorsa. Ma per poter io cambiare, ma per poter adattarmi, devo certamente conoscere le mie potenzialità, le mie capacità intrinseche. Ed è per questo che è importante investigarsi. 60 secondi di psicologia di Agnese Scappini finiscono qui. agnesescappini@libero.it per contattarmi. Un caro saluto a tutti voi. Sempre messaggi efficaci della nostra amica dottoressa Agnese Scappini, e però c'è stato il cambio. Il Covid porta anche queste novità di trasmissione, perché abbiamo salutato la Hilda che è nel backstage con il nostro confetto rosa, che è di là che stanno ridendo nel backstage, ma abbiamo l'onore e il piacere di avere qua, si presenti signorina? Sono Francesca, sono la figlia maggiore, la più vecchia ahimè. Questo il pubblico non lo sta guardando, non lo sta dicendo. Comunque sei Francesca Piardi, sì. Benvenuta. E però qui ha gradito la sorpresa, opla, caramba che sorpresa, è tornata la Giusy Biondelli, educatore e consulente finanziario. Buonasera a tutti. Buonasera Giusy. Mi fa piacere essere qui. Ti piace la puntata? Assolutamente, poi sai che io sono una tifosa e una fan degli autotrasportatori, assolutamente. Lo so che ci sono liaison con gli autotrasportatori, ma già che sei arrivata qua, eccoci qua, benvenuta, ma non abbiamo ancora scoperto quanto personale c'è, quanta forza lavoro c'è nella MTL. La MTL, avvicina pure il microfono. La MTL da lavoro ha un centinaio di persone tra autisti e dipendenti, e persone che lavorano in padroncini che lavorano in esclusiva per quindi lei. Diretti e indiretti sono un centinaio di persone. Sì, esatto. E quindi, siamo sempre alla ricerca di... Di più, dice il papà, sì. Perché diretti, dipendenti diretti quanti sono più o meno? 80. 80 dipendenti. Quindi con i padroncini per me raddoppiamo, arriviamo sui 200 persone. E vuol dire 200 famiglie? 200 famiglie, 200 persone che si impegnano tutti i giorni nel loro lavoro. Vuol dire persone che ogni giorno apprendono qualcosa in più e si formano per offrire sempre un servizio migliore e una migliore operatività all'interno dell'azienda. Questa è la vostra carta d'identità, il vostro DNA è questo qui? Sì. Sì. Sì, voi siete questo. Siamo un'azienda, ma soprattutto siamo un gruppo di persone che cercano ogni giorno di migliorarsi per crescere sempre di più nel loro lavoro. Molto bello. Molto bello queste cose che ci hanno detto. Non mi aspettavo dai camionisti brutti, sporchi e cattivi in questo momento qua di avere questo bellissimo messaggio che mi ha dato tua figlia. Apprendere sempre di più. Io direi che questo potrebbero segnarselo a casa, questo aspetto qua. Apprendere tutti i giorni sempre di più. Molto bello, 200 famiglie, non è poco. E posso... Devi, Presidente. Perché il fatto di pensare sempre alla tua definizione brutti, sporchi e cattivi... Ti ho provocato apposta. È qualcosa che ci ha accompagnato, ma non è assolutamente vero. Perché sì, è vero che
40 anni fa bastava avere della forza fisica, delle capacità di rimanere sveglio per guidare e fare chilometri. Oggi non è più così. Il nostro personale è personale che è formato. L'autista, quando si va adesso su un camion, uno pensa com'è... una navicella spaziale adesso. Esatto. Dove c'è talmente tanta tecnologia in aiuto al salvaguardare l'autista stesso, quindi le persone che sono su, a salvaguardare il veicolo, a salvaguardare le merci, e quindi tutta questa tecnologia che può garantire sicurezza è uno dei fattori che in questa crescita ci ha accompagnato, ma è un qualcosa che ci accomuna tutti i trasportatori, perché tutti stanno facendo questo percorso. Abbiamo ancora quel gap che siamo aziende che siamo troppo piccole e che avremmo bisogno di diventare più grandi per rimanere sul mercato, ed è questo è uno dei problemi da superare. Però sotto l'altro punto di vista, quello di essere diventati impresa, perché brutti e sporchi e cattivi non sta a significare essere capaci di fare impresa. Invece oggi i trasportatori sono capaci di fare impresa, anzi dico qualcosa di più, perché con le marginalità che noi abbiamo, essere capaci di crescere è veramente un'impresa, così, nell'impresa. Così mi piace, dopo lo presento sotto nuovo, così mi piace, averlo provocato un attimino, è venuto fuori Sergio, che io conosco da tempo, che ha questa carisma, questa spinta che mi piace molto. Giusy, ma una domanda che voglio farti a te, perché dal punto di vista come educatore e consulente finanziario, si sente parlare spesso di questa sigla ESG, E, la S e la G. Ma cosa c'entra la ESG con gli autotrasportatori, col trasporto? Cosa vuol dire tutta questa ondata verde, tutta questa ondata di bontà che c'è nella finanza? L'hai detto tu, la sorpresa del mondo degli autotrasportatori, proprio perché governati mentalmente da un'idea di base di quella che ha descritto il presidente Piardi, è proprio quella di avere dei soggetti basici. Mentre invece il mondo degli autotrasportatori è un mondo evoluto, che pensa molto. La prima parola che mi ha sorpreso è la S di social, perché loro sono molto preoccupati a tutto quello che è il benessere dei propri autisti, di come viaggiano, della qualità del lavoro che li caratterizza, perché è importante che i propri autisti siano riposati per lavorare in sicurezza, perché hanno un rapporto col cliente finale, sono l'immagine dell'azienda dal cliente finale. L'altro aspetto che mi ha sorpreso invece, che fa parte sempre della S di social, è che è un mondo invece dove c'è molta presenza femminile. Io direi che proprio può essere anche un'area rappresentativa delle politiche di inclusione delle donne, perché stasera ne abbiamo un esempio col passaggio generazionale delle ragazze, delle figlie del presidente, ma davvero anche le mogli degli autisti, le mogli dei titolari delle aziende di autotrasporto sono molto presenti sia nella vita dell'azienda ma anche nella vita dell'associazione. Testimonianza neanche la presenza della segretaria generale, la signora Mussetola, che è ormai colonna portante dell'associazione. Che salutiamo con molto rispetto, buonasera. Della rappresentanza. Buonasera. Quindi, assolutamente la S di social. Poi la parte E, environment, che riguarda tutto il parco mezzi, dove sono attenti alla sostituzione del parco mezzi, e la G di governance. Anche stasera abbiamo sempre una testimonianza della governance, perché vediamo il passaggio generazionale. Giusy è sempre chiara in queste piccole pillole di educazione finanziaria, come consulente finanziario educatore ci dà sempre questo, cala sempre nella realtà. Ma abbiamo pochi minuti ancora e ti abbiamo chiamato, Sergio, più volte presidente, qui questa volta il cappello, l'aiuto della regia, che tu sei presidente della FAI Brescia. Cosa vuol dire essere presidente della FAI Brescia? Che cos'è la FAI Brescia? Che è un altro pezzo del tuo cuore. È un onore perché essere trasportatore e avere l'opportunità di rappresentare gli altri trasportatori è veramente un onore. Quindi la FAI è, diciamo, l'associazione di categoria degli autotrasportatori, possiamo dirla così? Diciamo che è la maggiore associazione in rappresentanza del trasporto. Brescia è la punta di diamante.
Brescia è una delle province, no, è la provincia che ha più associati per quanto riguarda la FAI. Basterebbe entrare nei numeri. Allora, la provincia di Brescia ha contati qualcuno più, qualcuno meno di 2.000 autotrasportatori e ne sono associati a Brescia, ne sono associati all'associazione provinciale 2.300, perché vengono un po' anche dalle province fuori. La FAI, che cos'è la FAI a Brescia? Non è in quanto il ruolo che ho io, ma il fatto di poter dare una continuità a quello che è il grande lavoro che è stato fatto da Antonio Petrogalli e della signora Mussetola, quindi la mia responsabilità di proseguire con quello che loro hanno fatto è quello di avere non tanto un'associazione, ma di avere la casa dei trasportatori, la casa degli autotrasportatori. Uno, quando viene in associazione, è la sua casa, si deve sentire a casa, si deve confrontare con il personale che è in FAI e che gli dà tutti i suggerimenti. Ma basterebbe pensare che cos'è la FAI. Quando io vado in ufficio, adesso è diventato superfluo, non mi chiedono più a me quando c'è un problema, chiamano la FAI. Quando c'è un problema chiamano la FAI. Per quale motivo? Perché la FAI è stata capace, attraverso il lavoro della segretaria Mussetola, del presidente che mi ha preceduto e di tutti i ragazzi che sono là e che la compongono, che quando arriva una telefonata vuol dire che c'è un problema, vuol dire che c'è un problema da risolvere e si adoperano per risolverlo. Questa qua è stata la parte vincente. Notate, per quanto riguarda l'associazione. Notate il cambio di voce del presidente, che si infervola sempre di più, perché la FAI dà servizi alle imprese, dalla contabilità alle paghe, ai servizi di corsi di formazione, a degli autisti, alla formazione anche professionale, economica, finanziaria, tutto c'è all'interno. E per quello che dice che trova soluzione. Ma la puntata è volata, è completamente volata. Ringrazio il signor Sergio Piardi, le sue figlie e la sua forza che ci ha dato. Vorrei chiudere, Giusy, grazie che sei venuta. Grazie a voi dell'invito. Lasciandovi questa immagine di Sergio. Io ringrazio per essere stato invitato, perché è stato veramente piacevole poter raccontare la mia storia e raccontare quella che è la mia seconda passione. Ricordatevi la sua immagine però, salgo sul camion e vedo il sole, vedo l'alba, quindi l'alba è un futuro per tutte le imprese. Grazie di essere stati con noi e con MTL a Restart. We'll be right back.